Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Scintille tra Italia e Germania. Padoan assicura non c'è alcun problema. F-35, il Pentagono ordina lo stop ai voli. Medio Oriente lanciati razzi dalla striscia di Gaza. Alta la tensione. Non c'è nessun problema con la Germania, lo afferma il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan rispondendo alle voci sulla crisi tra il nostro paese e i tedeschi. Dalla Farnesina anche il ministro Federica Mogherini nega che tra Italia e Germania ci sia una crisi e parla anzi di filo diretto tra Roma e Berlino. Il Pentagono ha deciso di lasciare a terra tutti gli F-35 fino al completamento di una serie di ispezioni aggiuntive sul motore costruito dalla Pratt & Whitney. Non sono state ancora chiarite, infatti, le cause dell'incidente a uno degli F-35 in una base in Florida e per precauzione le autorità hanno deciso di sospendere tutti i voli. Rimane alta la tensione lungo la striscia di Gaza, dove 4 razzi sono stati lanciati contro Israele, che proprio ieri ha iniziato a spostare mezzi e uomini a sud in preparazione di una possibile escalation nel conflitto con Hamas. Uno dei razzi è stato abbattuto dal sistema di difesa Iron Dome e almeno 2 sono caduti in una zona disabitata. Secondo una fonte palestinese, Hamas presto annuncerà il cessate il fuoco. Un vero e proprio tesoro fatto di diamanti, denaro e orologi preziosi trovato in un'abitazione in provincia di Frosinone nella disponibilità di Silvio Fanella, l'uomo ucciso ieri a Roma alla Camilluccia. La vittima era agli arresti domiciliari dopo la condanna a 9 anni per il maxi riciclaggio Telecom Italia Sparkle Fastweb da 2 miliardi di euro. Era considerato il cassiere di Mockbell. Arrivata al porto di Reggio Calabria, la nave San Giorgio della Marina Militare che ha soccorso 834 migranti al largo di Malta. Gli stranieri sono di nazionalità eritrea, siriana e sudanese. Nel gruppo ci sono uomini, donne e bambini, tra i quali anche 2 neonati. Italia ancora divisa in 2 con tanto caldo al centro-sud dove si potranno raggiungere i 38 gradi e forti temporali al nord. Weekend con sole prevalente salvo qualche eccezione su Alpi e nord-ovest e temporanea variabilità sabato mattina al centro-nord. Alcuni giocatori sanno che la porta di uscita del Real Madrid è aperta per loro. Uno di questi è il centrocampista brasiliano Casemiro. Il giocatore sarebbe vicino ad un trasferimento in Italia con l'Inter in pole per averlo nella prossima stagione. Anche il Napoli ha messo gli occhi sul brasiliano.